Bentrovati, siamo in diretta dal campo comunale di Bergamo per raccontarvi la prima giornata dei campionati regionali assoluti e di staffetta su pista. Abbiamo un altro ospite, abbiamo qui con noi il vicepresidente della BCC Milano, Giovanni Maggioni. Intanto mi permetto di dire a nome di tutta l'atletica grazie per il grande aiuto che la BCC dà alla Fidal Lombardia e ovviamente un parere a caldo visto anche le temperature estive di questa prima giornata dei campionati regionali assoluti di atletica. Grazie mille dell'ospitalità, buongiorno a tutti. Come BCC Milano siamo sempre molto vicini alle iniziative dei giovani e lo sport in generale, l'atletica in particolare, siamo molto molto contenti di essere, vuoi dire, uno degli sponsor di riferimento e ci piace esserci. C'è un sacco di gente nonostante il caldo e nonostante il metà luglio è già il tempo di vacanze, ma il clima che si respira in queste circostanze è sempre molto molto bello. Beh, sicuramente l'atletica praticamente non va mai in vacanza, perché se pensiamo che i campionati mondiali sono ad agosto, noi non ci possiamo mai permettere di riposare. E noi con queste belle parole ovviamente ringraziamo della presenza Giovanni Maggioni. Cosa si aspetta dal movimento lombardo e dall'atletica lombarda in questi giorni? Sì, l'atletica ha la caratteristica di consentire agli spettatori di vedere tantissime gare concentrate, per cui si salta da una parte all'altra. Ci tenevo anche a lanciare questo messaggio che diventa la prima esternazione. Come BCC Milano ci piacciono i risultati, ma ci piace anche l'idea del fair play. Ci piace vedere la BCC Milano legata al fair play e lanciamo proprio questa settimana un concorso tra tutte le società della Lombardia di comunicare le iniziative di fair play che premieremo a un evento al 14 ottobre nell'auditorium della BCC Milano, per cui tutti quelli che hanno delle belle storie da raccontare, e l'atletica ne ha tantissime, sono ben lieto di invitare tutti a questa manifestazione. Io colgo questo invito perché essendo super parte c'è un bellissimo video che invito a vedere se non l'avete già visto della Virtus Lucca, perché è molto emozionato vedere un ragazzo che nelle fasi finali concitate, stiamo parlando di chiaramente ragazzi molto giovani, per sbaglio chiaramente va a incespicare nelle caviglie di chi gli era davanti, cadono tutti e due, lui rimane in piedi ma decide invece che vincere di fermarsi e aiutare l'avversario che per sbaglio aveva fatto cadere e poi riuscire comunque ad arrivare in seconda posizione e quindi mettere da parte quello che era la vittoria per un'azione che in quel momento è, mi permetto di dire, puro e che dovrebbe essere, non dico scontato, ma è importante valorizzarlo. Quindi questo io mi permetto di darlo, essendo super parte, un bellissimo video. La conosciamo e stiamo cercando il contatto con questo ragazzo. Ce l'avete? Proviamo a contattarlo perché è un esempio straordinario. Da pelle d'oca tutte le volte che lo vediamo. Va bene, noi con queste belle parole ringraziamo il vicepresidente della BCC Milano, Giovanni Maggioni, e torniamo quindi in gara, tantissime le gare in programma.